sono Massimo Foglia di Zygos e in questo video parlerò del format del nuovo servizio di strategie in opzioni che stiamo lanciando con l'obiettivo di supportare chi effettua operatività su questa tipologia di strumenti derivati, supportare questi trader nella impostazione di nuove strategie in opzioni in base alla view che vogliono assumere, rialzista, ribassista, laterale, supportarli nella valutazione degli elementi che devono essere monitorati quando si ha una strategia aperta e dare indicazioni sulle possibilità di intervento quando una strategia deve essere aggiustata, ad esempio perché il sottostante va nella direzione della perdita. Quindi lo scopo di questo servizio è prettamente formativo e quindi si vogliono dare degli spunti, degli elementi su cui ragionare e delle modalità operative che dovrebbero essere seguiti per una operatività di tipo professionale. Come è strutturato il servizio? Innanzitutto la periodicità delle email che verranno inviate è variabile, quindi dipenderà dalle strategie che si impostano, dagli interventi che devono essere fatti. Le strategie sono, ribadisco, puramente esemplificative e costituiscono assolutamente una raccomandazione perché vanno valutate nel contesto dell'adeguatezza dei singoli clienti, quindi non sono assolutamente da prendere come indicazioni operative, sono esemplificative. Quando si impostano nuove strategie, ad esempio come questa che vedete nel foglio, put front ratio spread, si indicano tutti i parametri rilevanti, quindi il sottostante su cui si assume questa posizione. La maggior parte delle strategie sono sull'S&P 500 perché è il mercato più liquido, perché consente l'operatività in opzioni per 23 ore su 24 ogni giorno, per una serie di ragioni che favoriscono questo tipo di operatività. Viene indicata la view che è implicita in questa strategia, il trade che costituisce questa strategia composita e poi eventuali trade corollari che sono aggiustamenti che vengono fatti a una strategia aperta. In questo caso si tratta di un'apertura, quindi non viene indicato alcun trade di tipo corollario. Ecco, una notazione importante: i trade corollari hanno senso solamente nell'ambito di una strategia a cui fanno riferimento, quindi non a sé stanti. Viene indicata la data di apertura, la data di chiusura, le uscite in punti e in dollari, le eventuali entrate in punti e in dollari, la dimensione del trade rispetto al portafoglio di trading, perdita massima, profitto massimo, i livelli di break even del sottostante, i profit and loss corrente, nel caso di posizioni nuove ovviamente si parte da zero, e poi un commento sulla strategia, ad esempio sui livelli di intervento e su come intervenire quando si verificano scenari avversi, ad esempio. Insieme a questa tabella viene anche mostrato il grafico del payoff della strategia, direttamente preso da Interactive Brokers, che è una piattaforma professionale tra le più conosciute per l'operatività in derivati. In questo grafico ci sono sia informazioni di tipo numerico, come ad esempio le greche a seconda di come varia il sottostante, l'indicazione di come sarà il payoff della strategia, sia al tempo zero, cioè quando la si apre la linea tratteggiata, sia alla scadenza la linea continua. Questi due
elementi vengono impiegati nelle mail quando si impostano nuove strategie. Successivamente, quando una strategia deve essere aggiustata perché ad esempio si va fuori l'area di profitto e quindi è necessario un intervento per eggiarsi contro l'andamento avverso sottostante, viene inviata una tabella aggiornata con tutti gli elementi variati evidenziati in grassetto. Quindi ci saranno i trade corollari, ci sarà la perdita massima rivista come i livelli di break even, come il profitto massimo rivisto, e ci sarà profit and loss corrente ovviamente. Il commento verrà adeguato in funzione delle modifiche che sono state fatte e descrivendo anche l'obiettivo del trade di aggiustamento che viene indicato. Poi occasionalmente verranno anche incollati i payoff del portafoglio composito, vale a dire non il grafico iniziale della strategia quando la si apre, ma il grafico aggiornato in funzione degli interventi di aggiustamento che sono stati impostati. E così via, nuove strategie, aggiustamenti. Occasionalmente viene anche mostrato l'andamento di un portafoglio costituito da tutte le strategie aperte in quel momento e quindi viene mostrato l'insieme delle posizioni aperte e cioè tutte le altre variabili che consentono di dare una valutazione sul profilo di rischio rendimento di questo portafoglio. Il servizio, come detto, puramente formativo e vuole dare degli spunti di ragionamento per l'operatività efficiente in opzioni e consente di guardare con più asetticità, quindi con più distacco, a delle posizioni che altrimenti rischiano di cadere sotto l'egida dell'emotività. E quindi sapendo cosa vedere, i punti, i livelli di intervento, quali interventi fare a questi livelli, si ha un'operatività più fredda che consente di ottenere dei maggiori riscontri sui mercati in termini di profitto. Il servizio ha un costo annuo di 500 euro più IVA e comprende anche il report Volatility Edge, che è un report quantitativo su opzioni 15 e sui principali titoli americani ed europei. È un report che viene descritto in un altro video che vi consiglio di visionare. Questo report, secondo me, aiuta a valutare il livello della volatilità in un determinato frangente e valutare con quali modalità operative implementare una determinata view. Ad esempio, una view ribassista io la posso implementare o acquistando dei spread ribassisti oppure vendendo degli spread rialzisti. E quindi a seconda di com'è la volatilità posso decidere per l'uno o per l'altro. Tipicamente conviene vendere spread in un contesto di alta volatilità e fare il contrario, cioè acquistare spread, acquistare opzioni in un contesto di bassa volatilità. Il servizio ha un costo inferiore, 400 euro l'anno più IVA, nel caso in cui venisse ristretta la sottoscrizione esclusivamente alle strategie in opzioni senza il report Volatility Edge. Per qualsiasi richiesta di informazioni o per beneficiare del periodo di prova gratuito senza alcun impegno, mandate un'email a info@zeigos.com. Un saluto da Massimo.